Ciao ragazze e bentornate in un nuovo video. Dunque, No, mi vergogna, posso fare. ciao ragazze e bentornate in un nuovo video. Dunque, scusate l'aspetto, la voce, la sciarpetta di quando ero piccola, ma esco da un'influenza brutta, da 3 giorni di letto. Erano anni che non avevo la febbre che arrivava a 38. Io sto sempre bene, cioè al massimo mal di stomaco, un po' di mal di testa, ma non mi alletto mai, per fortuna. Invece questa volta mi ha colpito bene. Erano davvero anni, forse da quando ho avuto la suina, vi ricordate la suina? Cioè, quindi in secondo liceo, tipo che non ero tramortita così al suolo e sono stata molto peggio. Adesso sto meglio, cioè questo è il quarto, è il quinto giorno, sto veramente benissimo. C'ho la febbretta scema, però vabbè. Comunque, che cosa mi frega? Ah, questo per dirvi scusate per il viso, ho rimesso oggi il mascara solo per fare questo video perché altrimenti non avrebbe più avuto senso farlo. E sto parlando del video dei regali di Natale. Allora, video super fighissimo, come sempre, come quello dei regali di compleanno, quando c'è da spacchettare siamo sempre tutti gioiosi. Mi manca il regalo di Gabriele, ma dopo Natale non ci siamo ancora visti, noi ce lo diamo sempre dopo. Adesso trascorreremo il Capodanno insieme, però col fatto appunto che non ci siamo più visti, non ce lo siamo scambiato, ce lo scambieremo oggi, ma io solo adesso avevo tempo per fare il video, magari vi metto uno spezzone con il suo regalo e vediamo. Allora, inizio, vado proprio random. Bella, cioè, vi rendete conto, questa è la sciarpetta di tipo quando avevo, che ne so, 5-6 anni, ma è tipo lana morbidissima, mi fa tipo effetto collo. Inizio dai regali più importanti questa volta, da quello dei miei genitori e di mio fratello. Allora, i miei genitori mi hanno fatto questo lupettino fantasmagorico di Sylvian Age, che è questo rosso fragola. Non so se lo rende bene, dietro c'è lo stemma, dietro il collo. È un S ed è questo rosso fragola, molto 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 apprezzato. E poi il pezzo forte con cui ho fatto anche questa piega meravigliosa. Sì, perché fino a stamattina non potete capire quanto ero brutta, cioè veramente i nuovi mostri. È lei, la GHD. Una piastra che tutte bremiamo tanto, ma che il nostro portafogli non la pensa come noi. E quindi mi hanno ben pensato di regalarmela, è fighissima, cioè io quando l'ho aperto ho detto sì, è figa, wow, meravigliosa, ho detto però perché avete speso tutti questi soldi? Cioè nel senso ero contenta, però mi dispiaceva. Oggi che l'ho provata sia su me che su mia mamma, ho detto soldi ben spesi. Allora ve la faccio vedere al volo, questa è la Glacier Blue Collection. With non so che cosa, comunque è una collezione, un'edizione limitata. Esce con il suo tappetino fighissimo perché ce la potete poggiare sopra, la sua scatolina, e questa è la piastra in questione. C'è anche il proteggi beccuccio. Se vi interessa un video, è ancora un po' caldina. Comunque è fantastica. Il manico si rotola così, così non vi impicciate voi il manico, no, è pazzesca, devo dire, è pazzesca, fantastica. La temperatura si regola in base al vostro capello, cioè e se vi interessano dei video, una ragazza un giorno me l'ha chiesto sotto un video su come io mi faccio la piega liscia, liccia, mossa, eccetera eccetera eccetera, fate Vopis, cioè chiedetemi e magari giro un video se può interessare. Mio fratello mi ha preso da Sephora questo kit pazzesco di Lancôme, in cui abbiamo crema viso grande perché è da 50 ml, questo siero praticamente concentrato da 7 ml e poi una maschera e un contorno occhi antistress. Idrazone, speriamo che io non ho capito male. Comunque è un cofanetto pazzesco, cioè anche i pack sono meravigliosi. Guardate che figata. Ora ho messo in uso già quella di Diego Dalla Palma,
In più sto usando, perché sto sempre in viaggio, praticamente tanti campioncini di di Kiehl's, e anzi vi farò un video sul calendario dell'avvento della Kiehl's. E dopodiché avrò questa da mettere in uso, non vedo l'ora. E in più, non contento, mi ha fatto questo rossetto liquido matte pazzesco. La colorazione, ve la dico, è la 9. 9? Comunque è un rosso pazzesco e metterò a Capodanno. Allora, mi piace tantissimo, l'ho già messo a Natale, ovviamente non ho saputo resistere perché noi ci scambiamo i regali il 24 sera con i parenti dalla parte di papà. Quindi ovviamente il 25 è tutto quello che hai ricevuto, si mette. Allora, la cosa pazzesca è che non si sente, che ha una profumazione buonissima e non è proprio un rosso rosso rosso, è un rosso fragola, un po' tipo il mio lupetto che vi ho fatto vedere. È pazzesco, mi piace tantissimo. Grazie al cucciolo di casa. Sono molto fortunata, sono davvero molto fortunata. Poi, che vi sto dicendo? Gabriele manca, i nonni soldi. Io non mi sono fatta niente quest'anno perché sto facendo, come si dice, un po' di ristrettezza per comprarmi qualche vestito ai saldi, perché qui escono le glorie. Perché ne ho bisogno e poi perché devo farmi un grande autoregalo. Quindi sto mettendo veramente i soldi da parte perché è necessario, quindi ci sarà un grande cambiamento. Andiamo a parenti. Allora, mia zia mi ha regalato di questo marchio, ha detto ti ho fatto un regalo utile, di questo marchio qui, un prodotto per i capelli. Ed è questo qui, Lanza, non so se si pronuncia così, ed è praticamente un condizionante, come si dice in italiano? Condizionante senza risciacquo, cicatrizzante, idratante e districante. Spruzzare sui capelli umidi o asciutti, pettinare, lasciare in posa, asciugare a fonna e terminare la conciatura come desiderato. Di utilizzo quotidiano. Questo sa tipo di frutti di bosco, pazzesco. Comunque, un prodotto veramente apprezzato, sono 250 ml, quindi perché lei ha un capello molto riccio, di difficile gestione, quindi quando vedi i miei capelli che sono tanti pensa che anche i miei siano come i suoi, in effetti ha ragione. Quindi ogni volta mi regala questi trattamenti, queste cose particolari, fu lei a regalarmi la prima piastra anni e anni fa. Comunque, apprezzatissimo, queste sono veramente le cose utili. Poi, un'altra mia zia mi ha regalato questa borsetta dell'Adidas di queste tonalità. Mamma mia, scusate la voce, è veramente terribile. Quindi questo è stato un altro pensierino. Un altro regalino è stato questo braccialetto di Swarovski. Sto andando veloce? Sì, vero. No, raga, cioè, non so se notate quanto sono bianca. È un braccialettino di Swarovski. Ora vi faccio vedere, eccolo qua, ha il cinturino in pelle e questa lineetta in oro rosa con gli Swarovski. Ok, sì, questo è anche di uso, cioè uso, andrà messo in uso. Mia cugina e anche mia zia mi hanno regalato un set di Lush che si chiama Sweet Christmas e contiene lo Sugar Plum Fairy grattino da doccia, cioè uno scrapo da doccia e una bomba da bagno, la Cherry Christmas. Allora, la Cherry ve la faccio vedere perché si intravede qua e qui c'è lo scrub, ve lo faccio vedere da qui. Allora, questa qui, io sono raffreddata, cioè in realtà non sono raffreddata, però non sento particolarmente gli odori, vi dico che sento tantissimo questa profumazione qui. Questi sono i due prodotti che contiene questo kit. La profumazione si fa sentire. Comunque, ottimo, ottimo, ottimo. Non vedo l'ora di provare lo scrub, perché sono curiosa di provare quelle robe così. Siamo alle amiche con cui mi scambio qualche pensierino. Allora, partiamo al lavoro.
Al lavoro ho ricevuto questa Christmas Star della Perlée, un bagno crema, queste confezioni della Perlée sono sempre elegantissime e apprezzatissime, sia da regalare che da ricevere, e questa in particolare ha il melograno, che giuro di averlo letto da qualche parte. È al melograno, fidatevi, e mi è piaciuta tantissimo, poi fa molta decorazione, quindi ci piace. Sempre al lavoro ho ricevuto una tazza. Troppo 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 carina, che ha tutto questo dettaglio in vera maglia, mi piace veramente tanto. La ragazza che me l'ha regalato, che è stato un regalo apprezzatissimo, mi ha consigliato anche di usarlo tipo portapenne, per non usurarla, o portapennelli. Ottima idea, devo dire, veramente veramente ottima idea. Poi sempre al lavoro ho ricevuto una palette della marca Douglas di illuminanti e mi piace tantissimo perché hanno una scrivenza pazzesca. Vi faccio vedere. Tipo, Mimbrato tutta come se non ci fosse un domani. Comunque, poi nei commenti fatemi sapere voi che avete ricevuto, perché a me piace sempre un sacco farmi fatti dei regali degli altri. Cioè, veramente pazzesca. Non so se si notano. veramente veramente belli. Apprezzatissima anche questa. Poi sempre una mia colleguccia mi ha regalato una cosa apprezzatissima. Lei è la più collega tra le colleghe perché insomma veramente condividiamo tutto. E, super 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 apprezzato e mi conosce, perché ora capirete perché. E di questa marca di gioielli mi ha regalato questa coppia di orecchini in oro rosa a forma di cuoricino. Non so se ve l'ho messo, vabbè, insomma, fidatevi, è a forma di cuoricino. Bellissimi, questi li lascio fuori perché li voglio mettere, quindi veramente, veramente apprezzatissimo. Ottimo. Poi Martina mi ha regalato. Tra l'altro Martina del canale YouTube Little Snake 90, super mega iper conosciutissima, molto più conosciutissima, mamma, passatemelo solo perché sto male, molto più di me, mi ha regalato il mare addosso, Volga Cosmetici, sapone del mare, detergente scrub made in Italy, mare orientali, profumo speziato, questo mega bibidone di scrub pazzesco, che lei mi ha detto prima di consumarlo va miscelato e poi applicato. Sono stracuriosa di provarlo indosso e per di più mi ha regalato anche tre tartine della Yankee, in particolare Vanilla Lime, che io ce l'avevo e mi è piaciuta tantissimo, poi Angel Wings, pure questa buonissima, e poi Warm Cashmere, che io l'avrei voluta comprare un sacco di volte, poi ho detto vabbè no, c'è cioè, pazzesco. Un'altra mia amica, Chiara, mi ha regalato le cose handmade, mi ha fatto un regalo pazzesco quest'anno, davvero wow, ovvero mi ha regalato un massaggio. Forse a me e all'altra mia amica ci siamo un po' stressate, no, sto scherzando. Ci ha regalato un massaggio di un'ora dalla sua estetista di fiducia, e quindi cioè, cioè, lo posso utilizzare entro un anno e quindi non, mai regalo fu più gradito. Cioè, Santa Chiara, grazie, grazie, grazie. Quindi non ho nulla da mostrarvi. Invece, Antonella mi ha regalato questo smaltino della Kiko, carinissimo, che è il numero esattamente 007. E una cosa fighissima, anche lei si sono superate quest'anno. Il gel detergente della Clarins, il mio preferito, gel detergente della Clarins, quindi è stato un super regalo. Questa è la full size, credo. Ma ci stanno scritti ML. Ma che mafia è questa? Ah, sì, da 75. E beh, che dire, sono estremamente contenta. Poi mancano gli ultimi due regali, oltre a quello di Gabriele. Il primo è
Ah no, ne mancano tre. Quello di Giulia, la mia amica Giulia, che tra poco torneremo sicuramente, sono sicura, per i preferiti del periodo, cioè della stagione. E mi ha regalato questa tazza pazzesca. Cioè, quanto mi piace non potete capire. Ha anche il manico a forma di stellina, una stellina disegnata qui, con dentro tre prodotti, e sono della Biotherm, e sono rispettivamente, ce la posso fare, allora, il latte corpo, bravissima, il latte doccia e il latte gommage. Penso uno sia tipo una sorta di scrap, uno proprio bagno schiuma e uno latte corpo, cioè veramente, veramente, veramente super apprezzate. Fantastico. Ah, poi da un'altra collega ho ricevuto una tazza, ma che ho lasciato a studio, per motivi vari. Poi, dalla mia estetista ho ricevuto questo pensierino, che è una di quelle saponette in cui dovete spruzzare, cioè una pietra, che stava per morire, vabbè, in cui dovete spruzzare il profumo e mettere tipo nei cassetti a forma di cuoricino. Ho detto, a me l'ha presa a cuoricino perché sa le mie fisse per i cuoricini. E infine dalla mamma di Gabriele ho ricevuto di Boccadamo una collana che ora vi mostro, che è lunga, c'ha questa pietra verde contornata da zirconcini ed è lunga. Aspettate, ve la faccio vedere. È lunga, vabbè, tanto vale che la levo. Ok, questo è quanto. C'è tutte queste palline alla catenina. Comunque, cioè, come ho descritto male le cose oggi, mai prima d'ora, penso di avervi fatto vedere tutto. Mi scuso per la voce, mi scuso per la condizione generale e vi auguro un buon anno nuovo. Che questo 2019 sia per tutti un anno pieno e ricco di gioie, che a volte tardano ad arrivare. E ripeto, mi scuso per l'aspetto. Ci vediamo presto, anzi ci vediamo l'anno prossimo. Faccio il battutone che fanno tutte. Vi mando un bacio, vi ringrazio per aver visto questo video. Ciao!